Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti. Veniamo ad un aggiornamento per il caso di Pierina Paganelli, perché se ne sta parlando tanto. Essendo la necessità di fare questo aggiornamento, perché si discute molto sulla figura di Luis, Luis colpevole, Luis innocente, Luis incastrato, Luis che non c'entra niente, Luis che ha collaborato. Certamente inutile danno al pettine, ieri c'è stata questa dichiarazione di Ezio Denti che per alcuni aspetti ha un po' spiazzato tutti, perché si sapeva che egli aveva lasciato l'incarico perché aveva dei sospetti. Ora il sospetto sappiamo che era consolidato su Loris e non su Luis, ma ci ritorneremo. Diciamo che sento la necessità di dire che per Luis è vero che il movente apparentemente è un movente debole, ma certamente non si può dire che egli sia estraneo a questa vicenda. Non lo è per tanti aspetti, anche perché la procura ha troppi elementi in mano, a cominciare da quel suo incidente che sembra un po' fatto apposta per poter dire io non potevo camminare, che poi sembra anche non vera questa circostanza. Certamente il movente di Luis, diciamo che in linea generale sì, è debole se noi ragioniamo con una mente razionale, ma è una persona secondo me plagiata, perché se è una persona plagiata gli fai credere che c'è una persona brutta e cattiva che fa soffrire la persona che tu ami. Quindi è una persona che vuole rovinare economicamente questa persona qua, che indirettamente vuole rovinare anche te, perché magari ti fa cacciare fuori casa da Valeria. E lui non avrebbe mai voluto nemmeno questa circostanza qui, perché è molto legato da un debito, credo, anche di riconoscenza nei confronti di Valeria. C'è anche un'ipotesi di premeditazione in questa roba qui, perché non credo che sia stato un colpo di testa di qualcuno, lui o altri, che siano scesi giù così non volendo, con tanto di coltello alla mano, oppure sempre in riferimento a quell'incidente che sia successo tanto per. Non ci credo, c'è una sorta di manipolazione. Io non è che sto dicendo che lui sia colpevole, anzi credo che alla fine uscirà fuori che il suo ruolo sia un ruolo secondario, diciamo così. E spero pure che i suoi avvocati diano il consiglio giusto, perché arrivato a questo punto il consiglio giusto, a mio avviso, è quello lì di collaborare, di dire tutto quello che sa. La manipolazione, per me, la manipolazione di Luis, a mio modo di vedere almeno, è molto evidente, perché forse c'è un aspetto di ingenuità questo Luis, perché è evidente, come dire, che chi è più scaltro, chi è più intelligente, doveva sapere per forza delle telecamere. Forse qualcun altro sapeva sicuramente delle tre telecamere che ci sono. Come si fa a non pensare che se tu esci a buttare qualcosa comunque vieni ripreso? C'è quella telecamera panoramica nel piazzale, c'è quella telecamera fuori dalla farmacia, c'è la telecamera all'interno della farmacia che vede sul marciapiede. Quindi soltanto chi sapeva può fare in modo addirittura di far vedere un'altra persona per poter incastrare. Ecco, quando si parla di incastrare, sì, ci può essere pure questa ipotesi di mandare a fare un ruolo secondario e ad essere incastrato, come pure quando Valeria parla di incastrare in riferimento a quei soldi, a quei 2.000 euro, che di per sé non sono una grande cifra, ma rappresentano qualcosa di strano, di illogico quantomeno. Perché voi pensate, ti do 2.000 euro perché se no viene l'ufficiale giudiziario, me li sequestra, no perché io dopo li spento. Se aveva questa esigenza, se li sarebbe fatti dare dal padre, insomma, un po' alla volta, oppure
gli avrebbe consegnati alla sua amica, non certo a lui. Se sembra che una sorta di manipolazione ci possa essere, come pure questo fatto dopo il delitto di ricevere questo, di cercare questo feedback direttamente da parte di Loris, direttamente a colpo sicuro su Luis, di dire, per vedere se lui era colpevole, come il tuo amico, quello che oggi tu dici è innocente, speriamo che non mi tiri dentro, speriamo che non mi tiri dentro. Invece la mattina del giorno 4 ricevevi il feedback da lui, e solo da lui. E dicendo di non sapere che Pierina era stata uccisa, poi dicendo che si diceva che era stato ucciso con un sacchetto. Ma quante cose che non vanno bene. Quindi Valeria, dalla parte sua, ha questi enormi dubbi che sia stato messo in mezzo, che sia stato manovrato. Quindi trova un significato alle parole di Ezio Denti, che a suo tempo fece questa uscita clamorosa di abbandonare la difesa, che lui era stato chiamato in primis da Manuela e Loris, quindi si intuiva che fosse qualcosa sicuramente contro i due. Oggi esce allo scoperto lo stesso Giuliano, ecco, lo stesso Giuliano, pensiamoci bene, lo stesso Giuliano. Fra le righe delle poche parole che ha detto, cosa dice? Dice, in effetti, dice, sono un po' sorpreso, ecco, dell'avviso di garanzia a Luis, ma pensavo che fosse magari qualcun altro, o che si estendesse a qualcun altro. Quindi la sua idea, anche quella di Giuliano, era per Loris, che si aspettava magari Loris e non Luis. Quindi è evidente che però, insomma, gli inquirenti hanno raccolto per il momento degli elementi che vanno ad incastrare Luis. Quindi ecco perché io dico, arrivato a questo punto, perché dovrebbe lui, ecco, tacere o assumersi una colpa che non ha? Adesso i nodi devono venire al pettine, quindi una sua forma di collaborazione può essere utile non solo alla verità, ma anche per lui stesso, diciamo, ecco, perché altrimenti rischia l'effetto contrario, rischia addirittura di essere arrestato, perché una non collaborazione può anche indurre il procuratore a dire: ok, visto che gli elementi che abbiamo raccolto sono di un certo tipo, visto che quindi ci può essere, non so, un pericolo di fuga, di reiterazione del reato, di inquinamento di prove, qualsiasi. E viene fatto anche un provvedimento di detenzione. Non vorrei che si arrivasse a questo, ecco, non vorrei che si arrivasse a questo. Quindi spero che abbia un atteggiamento collaborativo e che dica tutto, dica qual è stato il suo ruolo, se c'è stato un suo ruolo. Quindi non possiamo mai pensare che a lui è venuto in mente di fare questa sorpresa così, anche perché non può essere. Valeria, allora, che ruolo c'ha? Valeria che si addormenta così per combinazione, se non avesse dormito, insomma, quella sera, a quell'ora, c'è tutta una preparazione. Forse lui si era sicuro che la moglie dormisse. Troppe coincidenze proprio per quella sera, ma voglio dire, siamo ragionevoli, troppe coincidenze, a cominciare dalla nipote che non va con la nonna, a cominciare con questo zio Loris che non sta mai a cena e va a cena, che invece di cenare si guarda la riunione del testimone di Geova, che non è mai passato in vita sua per il garage, e quel pomeriggio passa per il garage, però prima dice di non essere passato, di essere salito con il papà, con il cane per il portoncino, e poi dice: ah, no, 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 ma forse a ben pensare sono sceso giù. Troppe, troppe cose che non vanno, quindi troppe cose che non vanno. E l'appello viene fatto anche a Valeria. Ecco, Valeria non si deve ostinare con quel suo atteggiamento di dire: l'ho visto sul divano, stavo con me sul divano. Perché? Perché poi lo dice e lo smentisce nello stesso momento, perché gioca con i minuti, 22,5, 21,55, 22,7. Gioco col gatto, l'avrei visto, l'avrei sentito, sono ipotesi.
E poi dice, ho domandato, ma sei sceso tu a buttare la spazzatura alle 22:20, allora? E loro qual è la certezza che tu stavi vedendo, che tu stavi sorvegliando? Non c'è questa certezza, vedete? Non c'è questa certezza. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo discutendo, vedete? E allora ecco che da una parte Ezio Denti esce alla scoperta e dice, guardate che per me non c'entra Luis. Io sono anche convinto che c'entri come aspetto residuale, perché se non c'entrasse proprio niente, quell'incidente a lui il giorno prima non sarebbe capitato. E quindi qualcosa c'entra, qualcosa di plagio su questo soggetto che sarà anche l'anello debole di tutti quanti. E qualcosa c'entra sicuramente, magari come aspetto secondario. Per me c'è un plagio assoluto e può darsi che le responsabilità non siano grandemente le sue, però deve parlare, deve parlare, deve parlare. Luis deve parlare per aiutare se stesso e aiutare la verità. Questo è l'ultimo aggiornamento. Grazie, grazie. E condividete, un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao a tutti.